Il mio nome non ha importanza. Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. Il mio nome non ha importanza, ma la mia storia sì. Me ne so ita a 40 anni, col petto scarnificato inutilmente. Il mio dottore lo diceva sempre. L'è un male che un si può trascurare. Ma io, testona cocciuta, un volevo lasciare il mio lavoro. Il mio omo purino. Un lavorava da tanto tempo. Pretese un se ne aveva, se fosse stato per noi due, 200.000 sarebbero bastate, avendo la casa, ma c'era la mia cittina. E lei era abituata ad avere tutto: la scuola, i bei vestitini, il motorino, la parrucchiera, il cinema. E la mi diceva: Mamma, te tu mi compri codesto, mamma, te tu mi compri quell'altro. Ed io l'accontentavo, era la mia cittina, mi pareva giusto. Quando me ne so ita, nessuno poté più dargli nulla di nulla. L'aveva sì e no 18 anni e s'era messa appiccicato addosso un tizio ricco, che l'aveva rincitrullita con tante gabole. Aveva promesso di sposarla, sì, sposarla. La pelliccia, la collana, una bella casa. Sì, ma sposarla e poi, stufatosi, l'ha scaricata a un amico, che l'ha scaricata a un altro amico. E adesso la mia cittina, che non ha ancora 30 anni, l'è malata fradicia. E spero e prego, Dio sì, prego che la venga presto di qua con me. Non è possibile per chi vuole bene ai figlioli. Perdonatemi lo sfogo, io vo' e pregate con me perché Dio possa farla venire presto. Commento. Guida, voi vi meraviglierete che una mamma che ha tanto amato la sua creatura possa desiderare la sua morte. Vedete, il concetto umano è completamente errato. L'uomo piange su coloro che muoiono, specialmente se sono giovani, ma è sbagliato completamente. Voi piangete e compiangete noi. Noi piangiamo e compiangiamo voi.